Bello, vero? Quanto vorrei potervi portare sempre contenuti del genere sul canale YouTube, ma a volte per questioni lavorative mi è difficile. Quindi lascia un bel mi piace e un commento di supporto se l'intro di questo video ti è piaciuta e soprattutto iscriviti al canale se ancora non sei iscritto. Per chi non mi conoscesse, io sono Marco, fotografo pubblicitario. Vivo e lavoro a Londra e qui sul canale YouTube porto un sacco di contenuti di fotografia e post-produzione. Ci sono più di 350 video sul canale, quindi valli a recuperare, non dico tutti, ma dai un'occhiata perché alcuni contenuti sono super interessanti. Ormai posso dire che YouTube è la mia scuola di fotografia e spero presto di poter realizzare un qualcosa di più concreto. Quindi andate a recuperare i video perché sono davvero super utili per molti di voi che mi chiedono spesso argomenti che ho già trattato. Oggi voglio parlarvi di lui, 50 mm Samyang F1.4 versione 2, quello che reputo essere forse il 50 mm con il miglior rapporto qualità-prezzo che io abbia mai provato. E vediamo in questo video quali sono i risultati che ci consente di ottenere e quali sono le sue performance e i punti negativi. Quando ho dovuto scegliere se acquistare il G Master della Sony, che costa circa 3 volte in più rispetto a questo, quindi una spesa molto più importante, oppure quest'ottica, sono andato su quest'ottica per diversi fattori, ma il più importante è la dimensione ed il peso. Pesa 420 grammi, 100 grammi in meno del Sony, infatti non so come abbiano fatto, e soprattutto ha una dimensione di 8,8 cm, ovviamente andando a rimuovere quello che è il paraluce sulla parte frontale. Infatti vedete quanto è compatto. Leggero, andandolo a montare sulla mia Sony Alpha 7 IV non vado nemmeno a toccare 1,4 kg di peso e questo è molto importante soprattutto per lunghe sessioni fotografiche. Immagino chi ad esempio fa eventi o chi fa street photography per lunghe ore, quindi davvero il fattore peso è stata una cosa che nonostante 100 grammi in meno possano sembrare pochi, diciamo a lungo andare possono fare la differenza. È composto da 11 elementi divisi in 8 gruppi, ma non starò qui a parlarvi troppo delle specifiche tecniche, potete trovarle sicuramente su qualsiasi sito o sul sito del produttore. Il motore della messa a fuoco è di tipo lineare, quindi super silenzioso, si fa sentire veramente pochissimo. Io l'ho utilizzato per fare anche video e se volete vedere come rende anche nel comparto video, vi invito a guardare questo video uscito di recente sul canale YouTube, perché appunto ho utilizzato proprio questa lente e devo dire che non ha mai infastidito, non si sente proprio, diciamo, anche utilizzando la video, nonostante io ho comunque luci senza ventole, quindi cerco di stare proprio nel silenzio più totale quando realizzo dei video. L'ho utilizzato per sessioni di street photography sia qui a Londra, appunto l'intro di questo video vi ha fatto vedere un po' di scene in giro per Londra e ringrazio Simone Elia che ha realizzato le clip magnifiche di questo video e l'ho utilizzato anche a New York, città bellissima soprattutto per quanto riguarda le fotografie, anche se poi per il resto non mi ha tanto convinto rispetto a Londra, sono sempre diciamo a favore di Londra perché la trovo davvero una città bellissima. Infatti, se non l'avete visitata, veniteci e fatemi sapere, scrivetemi sui social così ci prendiamo una birretta insieme. Devo dire che il 50 mm mi era mancata come focale, erano diversi anni che non ne avevo uno mio. Per lavoro lo utilizzo, infatti quando spesso vado in alcuni studio, alcuni miei clienti hanno la loro attrezzatura e quindi ho utilizzato ad esempio il 50 mm della Sigma Art e il Sony G Master, quindi so darvi anche una comparativa, ma in generale vi dico comunque che tra tutti questo è il più compatto e leggero. Poi ovviamente il Sony G Master ha la ghiera per regolare i diaframmi direttamente in camera, cosa che può fare anche lui, però appunto c'è un doppio passaggio da dover fare, mentre il Sigma Art è un po' più pesante, è anche un po' più grande, però dà una sensazione di solidità migliore. Quindi diciamo che questi sono dei piccoli aspetti che possono dipendere anche da quello che cercate voi, però voglio dirvi comunque che in generale questa lente mi ha convinto, quindi vediamo un attimino quali sono le cose che mi hanno convinto e quali sono le cose che potrebbero essere migliorate o comunque appunto che sono un po' dei difetti, se così vogliamo dire. L'apertura del diaframma varia da F1.4 a F16, questo un po' come tutti i 50 mm presenti sul mercato, quindi nessuna variazione. E la cosa bella, come vi anticipavo, è che è presente uno switch sulla lente che consente di scegliere se utilizzare la ghiera
per mettere a fuoco oppure per regolare i diaframmi, cosa che io ho trovato veramente comoda perché appunto semplicemente impugnando la fotocamera possiamo regolare con la mano sinistra quello che è il diaframma e con la mano destra il tempo e l'ISO, quindi possiamo anche variare la disposizione delle ghiere sulla nostra camera in modo da avere i tre comandi semplicemente senza nemmeno andare a spostare il dito dalla camera, cosa veramente fantastica. Infatti sarà difficile per me tornare alle lenti Sony G Master che non hanno questa funzione, proprio come il 24-70 che è qui sul tavolo. Parlando sempre della ghiera della messa a fuoco, l'ho trovata comoda, non fluida e diciamo con la giusta resistenza come Sony ci abitua con le sue lenti, che siano G Master o meno, hanno una metodologia di costruzione di questa ghiera fantastica, la trovo veramente la più morbida e bella in assoluto, però devo dire comunque che ha una giusta resistenza, la sento leggermente un po' meno fluida, però ci dà anche quel feedback proprio di resistenza che a volte andiamo a cercare. Presenta comunque una trama che ci permette di fare un ottimo grip, quindi nulla da dire per quanto riguarda la ghiera. Presenta anche un pulsante aggiuntivo che ci consente dalla camera di scegliere una funzionalità, quale possa essere ad esempio il blocco dell'esposizione, della messa a fuoco, veramente potete scegliere qualsiasi funzione che vi può essere comoda. Poi magari posso fare un altro video dove vi faccio vedere quelle che sono le mie impostazioni sia della camera che delle lenti, perché tutta la serie G Master che ho ha comunque il pulsante aggiuntivo per una funzione secondaria. Parlando di diaframma, esso ha ben 9 lamelle che rendono quindi il bokeh veramente fantastico e sul davanti potete installare dei filtri con un diametro di 72 mm. Ovviamente poi potete utilizzare dei riduttori se avete dei filtri più grandi, cosa che io consiglio proprio per non andare a comprare lo stesso filtro in diversi formati. Poi ovviamente dipende sempre da voi. Vi faccio vedere un esempio di quello che è l'effetto sfocato che otteniamo. Ho realizzato una fotografia del mio albero di Natale a circa 2 metri con messa a fuoco quanto più vicina possibile. Quindi immaginiamo di star facendo un ritratto a una persona con delle luci della città dietro. Questo è il risultato che otteniamo a f1.4, quindi abbiamo un cerchio ben definito che appunto presenta solo negli angoli una leggera distorsione di questo effetto del cerchio appunto, cosa ovviamente normale. Mentre se chiudiamo a f1.8 riusciamo ad intravedere un attimino la forma delle lamelle, cosa che ovviamente si va ad accentuare sempre di più, infatti vedete che già f2.8 si nota molto di più la forma dell'effetto sfocato. Infatti i cerchi vanno a prendere la forma del diaframma che appunto può variare ovviamente, questo è il cerchio massimo che potete ottenere, ovviamente se mi avvicino più i cerchi diventano grandi, ma ho cercato di creare una situazione quanto più realistica possibile. Questo vi fa anche capire quale differenza ci può dare una lente da f1.4 rispetto alle classiche 2.8, quale può essere il 24-70. Quindi nonostante posso mettere entrambe le lenti a 50 mm, questa mi va a dare un effetto sfocato pazzesco che sui ritratti ci sta davvero tanto. Veniamo ai test di nitidezza prima di passare proprio alle fotografie che ho scattato con questa lente. Potete vedere alcuni esempi, ho realizzato delle fotografie di questo schema direttamente allo schermo del computer, mi scocciava stampare ed è anche un po' inutile diciamo, anzi così riusciamo a vedere anche i pixel dello schermo. Questo test è stato fatto in maniera estrema perché ho cercato di avvicinare quanto più possibile, quindi sono alla distanza di messa a fuoco minima che è 40 cm, comunque ottima per questo tipo di lente. E potete vedere innanzitutto un test a f1.4. Al centro abbiamo una nitidezza pazzesca che ovviamente va a cadere sugli angoli. C'è un determinato punto sugli angoli oltre il quale la nitidezza cade molto e c'è questa sfocatura che secondo me nei ritratti è anche piacevole, la quale rende appunto un senso di avvolgimento intorno al soggetto, quindi con questa nitidezza molto accentuata al centro e questa sfocatura molto molto piacevole che va a crearsi naturalmente verso gli angoli. È un difetto perché ovviamente il 50 mm Sony G Master l'ha molto meno accentuata, ma allo stesso tempo se vi piace fare ritratti può essere davvero una caratteristica super interessante, quindi a me piace, è una scelta personale, come sapete non sto nemmeno tanto dietro a tutte queste cose, anzi a me piace la particolarità di un'ottica piuttosto che un'altra.
Però ci tengo a precisare che questo è un difetto che si va a risolvere, come su tutte le lenti, anche se un po' più accentuato, chiudendo il diaframma. Vi faccio vedere anche dei test a f1.8, a f2.8, f4 e così via. Ovviamente quando arriviamo alla chiusura massima del diaframma abbiamo una nitidezza perfetta su tutta l'immagine, anche se cadiamo un pochino in diffrazione. L'ottica si comporta molto bene tra f8 e f11, però per i miei test l'ho voluta utilizzare sempre a f1.4, il massimo che ho chiuso forse è stata f4, perché soprattutto in street photography mi piace avere la percezione della sfocatura, quindi della profondità di campo che si va a creare rispetto al soggetto. Sempre parlando di messa a fuoco, questa è davvero veloce, ovviamente in accoppiata alla mia macchina che è una Sony Alpha 7 IV sicuramente è agevolata, però non ho trovato nessun difetto per quanto riguarda la messa a fuoco di questa lente, non mi ha mai mancato un soggetto, tranne in quelle occasioni dove la macchina ha deciso di non mettere a fuoco un soggetto piuttosto che un altro, però ci sta quando si fa street photography, soprattutto come l'ho voluta fare io, molto veloce, niente di impostato, volevo godermi la vacanza che ho fatto a New York, diciamo ho scattato delle foto così un po' random e devo dire che i risultati sono davvero piacevoli. Vi faccio vedere adesso qualche test fotografico, come vi dicevo appunto ci ho anche scattato dei ritratti però ad amici e familiari, quindi non vorrei pubblicarli qui nel video, però fidatevi di quello che vi dico. Queste sono le fotografie di street photography che ho scattato sia a Londra che a New York e devo dire che è stata proprio una bella esperienza scattare con questa lente. Come dicevo appunto mi mancava scattare col 50 mm nonostante il 24-70, però in notturna l'apertura della lente fa davvero la differenza per quanto riusciamo a catturare molta più luce e soprattutto in generale è leggera, quindi veramente la attaccate sulla macchina, vi dimenticate addirittura di avere la camera al collo, specialmente se avete poi le tracolle da zaino o comunque delle tracolle che agevolano la distribuzione del peso sulle spalle e sul corpo. Ovviamente tanto fa anche la color correction che ho applicato a queste foto, anche se non è molto spinta in diverse situazioni. Poi magari vedremo in un prossimo video qui sul canale come ho realizzato la color correction di queste fotografie, perché davvero c'è uno studio dietro dei colori davvero interessante. Quindi iniziamo ad analizzare anche un pochino gli aspetti più tecnici proprio di come si realizza una color correction del genere. Ho cercato di catturare diversi contesti, quindi paesaggi, architettura, persone, così scene un po' in giro per la città per descrivere quella che sia Londra che New York e mi è davvero piaciuto tanto scattare con questa lente, come appunto vi dicevo. Passiamo adesso a parlare di prezzo. Io l'ho acquistata in sterline, quindi l'ho pagata 500 sterline, ma in euro costa 600 euro su Amazon. Diciamo, se volete spendere un pochino di più, Amazon è la scelta che vi consiglio sempre, perché per la garanzia è davvero numero uno. Però trovate su siti come Photo Specialist a circa 540 euro, che davvero lo rende un ottimo obiettivo, considerando che il Sony G Master costa 3 volte di più e che comunque ci restituisce dei risultati davvero fantastici. È una lente che consiglio a, diciamo, quasi tutti i fotografi che sono lì fuori, perché può essere utilizzata veramente per qualsiasi tipo di fotografia, anche per fotografie e-commerce, ad esempio per scattare scarpe e borse. Come sapete io consiglio sempre una focale di 50 mm su full frame, quindi è davvero molto interessante anche per scattare prodotti. Poi anche lì magari vedremo un utilizzo di un set che realizzerò in futuro con questa lente, che sia beauty o altro tipo di fotografie, proprio per farvi vedere come si può comportare anche in studio. Diciamo è una lente molto nuova nel mio comparto lenti, quindi l'ho utilizzata nelle ultime 3 settimane, quindi ve ne volevo proprio parlare per darvi quelle che sono le mie impressioni. Se fate eventi e ritratti è davvero fantastica, quindi dateci un'occhiata, magari provatela se avete qualche shop vicino casa che vi consente di provare le lenti anche semplicemente 1 ora, 2 ore, giusto per capire come si comporta, ma ve la consiglio davvero tanto. Ci tengo a precisare che, come dicevo, questa lente l'ho acquistata, non sto sponsorizzando Samyang, nessuno mi sta pagando per dire queste cose, sono le mie opinioni più personali. E appunto questa cosa mi fa piacere dirla, perché molte volte alcune persone confondono i miei video dicendo che vengo pagato da Sony eccetera, quindi non è affatto così. Facendo un recap, quali sono i pro e quali sono i contro? Mi è piaciuto davvero tanto il discorso del peso e della compattezza,
la resa fotografica, non ci sono aberrazioni cromatiche particolari, nemmeno contro sole, non ci sono flare particolari, soprattutto utilizzando il paraluce, quindi sotto questo punto di vista, anche se dovessero crearsi dei flare, comunque sono piacevoli, niente di troppo fastidioso appunto sulle nostre immagini. Come contro vorrei appunto inserire forse il fatto che la ghiera poteva essere ottimizzata leggermente di più, ma vi ripeto, è gusto personale, e il discorso della nitidezza che a un certo punto sugli angoli cade in maniera drastica, quindi c'è questa sfocatura proprio come fosse un effetto applicato in post produzione. Però vi ripeto, dipende dal vostro gusto, può piacervi, può non piacervi, a me non è dispiaciuto, quindi dipende sempre da quello che cercate. Come fascia di prezzo, secondo me è giusto il rapporto qualità-prezzo. Vi ripeto, è difficile trovare delle lenti che abbiano queste caratteristiche, come appunto il pulsante aggiuntivo, la possibilità di avere uno switch per la ghiera di diaframmi o la messa a fuoco. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace di supporto, un commento e iscriviti al mio canale se ancora non eri iscritto. Noi ci vediamo in un prossimo video, date un'occhiata alla lente e scattate bellissime fotografie. Un saluto da Marco, ciao a tutti!